Ciao Gina, ciao Maria Sole. Ciao. E voi siete nel cast di una delle più importanti soap italiane, Un Posto al Sole. Come descrivereste la vostra esperienza nella soap? Guarda, io ho paura di dirti cose che abbiamo già ripetuto tantissime volte, ma forse non è mai abbastanza. E cioè stare nell'ambiente di Un Posto al Sole è veramente come stare in una grandissima famiglia. Cioè io e Gina siamo letteralmente amiche. Nel set no, però fuori tantissimo. Nonostante i vostri personaggi sono nemici. Esatto, esatto, anzi forse anche proprio tanto questo. Ci scontriamo anche nella vita. Però è bello, è una sorellina piccola per me, quindi no, è come stare a casa, si respira un ambiente sicuro. Esatto. E fare quello che ti piace, fare il lavoro che ti piace in un ambiente che in cui ti senti protetta, penso sia al massimo. Sì, sì, sì. E tu Gina, nella serie, nella soap, interpreti due gemelle. Come riesci a giostrare il doppio ruolo? È difficile, però ho imparato con il tempo a separarle bene, magari appunto nel cambio costumi, esco da una, entro in altra. È complicato, però è anche molto divertente e, come ho detto prima, sono fortunata, perché interpretare due personaggi all'interno dello stesso progetto, nello stesso momento, è una grande fortuna. Quasi a nessun artista capita nella vita, quindi è bello. E tu invece, Maria Sole, interpreti Speranza. Quanto c'è di te in Speranza? Speranza e io abbiamo in comune il fatto che siamo coetanee e che facciamo l'università. Quindi la cosa divertentissima è che abbiamo le sessioni parallelamente. E cioè io studio a casa e lei si è a casa. Io faccio gli esami e lei fa gli esami. Io prendo 30 lode e Speranza prende 39. Quindi ti porta fortuna Speranza. Madonna, non hai idea. Ho fatto un esame il giorno dopo aver girato delle scene con Speranza. Speranza arriva, fa, ho preso 30 lode, e io che cercavo di toccare del ferro, essere più scaramantica possibile, perché il giorno dopo avevo l'esame e avevo una... Vabbè, però io è andato bene, però. Quindi sicuramente questo è un tratto comune, caratterialmente forse la determinazione ci accomuna, però abbiamo dei punti comuni, ma tanti altri che chiaramente non siamo la stessa persona, quindi non... E i vostri progetti futuri? Allora, vai, sicuramente uscirà a breve in sala un film a cui ho preso parte, 33, un'opera prima di Lorenzo Cammisa, e in progetto una mia scrittura, una sceneggiatura a cui sto lavorando da un po' di tempo, quindi speriamo, non lo diciamo troppe persone, e poi speriamo tante altre cose, viviamo di questo, quindi io non vorrei mai stare a casa a riposo in realtà, a volte mi sento stanca, ma sono contenta, sono felice e spero anche di fare altre cose con questa piccola. Miei progetti, guarda, primo tra tutti, laurea. Poi ho aperto da poco una casa di produzione, quindi in realtà stiamo sperando, abbiamo scritto dei film, speriamo di distribuirli prima di girarli, quindi adesso il lavoro è molto più di pre-produzione, di lavoro matto e disperatissimo. E Gina, perché non ci mandi anche la sceneggiatura che hai scritto a questo punto? Faccio questa proposta così. Va, l'aspettiamo, partiamo e poi così lavoriamo insieme, facciamo due certo, quello è indubbiamente.